delle pause, delle chiuse, cioè tutto questo devo dire grazie proprio a questo mondo, tanti maestri, io penso per esempio a Flavio Veglio che è un grande di questo genere, che ha queste chiuse spiazzanti, ecco, a me piace molto il spiazzare e i finali sospesi, perché dicono e non dicono, insomma, e questo mi piace usarlo, certo, poi usandolo nel giusto, senza eccedere, come in tutti gli ingredienti, ben dosati, ci deve essere un equilibrio giusto, insomma. Certo, una formula che piace a te, che ti trovi appunto a scrivere, ma che piace anche a chi dice... Lombardia. Sì, avevamo anche parlato, infatti. Sì, ne avevamo parlato, che è appunto legato a Edda, racconta un episodio della vita di Edda Tarantini, che è una puoi passare un po' innanzi al coso? Ce fai passare un po'? Ecco, anche quella è stata una puoi passare o no? Ah, sì. Thank you.
fondamentale sui cieli delle farfalle e dei pesci. Tutti dipendono dalle peculiarità di questo territorio, che sa trattenere l'acqua in un paese dove prima conosce variazioni delle regine e del treno. Se vi è spegni fuori. Se vi è spegni. Adesso però. Parla per sua voce fuori. Ma sua voce non risponde. E poi di là. Guarda di là. Pronto? Di là, per favore. Adesso non c'è, è caduto quel Matteo. Alcuni dei quali, quasi. Ci sono anche specie ancora. Bisogna stare dentro la casa.